Ciao, benvenuti alla seconda puntata di Gera va in città. Dopo la prima e sconvolgente puntata sui quattro canti, adesso Gera si è voluta spingere oltre, andando a fare visita ad una delle piazze più vastase di Palermo. E infatti la nostra Gera adesso ci spiegherà in tutti i minimi particolari. E in tutto questo dobbiamo dire sempre: dov'è la divina, dov'è la solita Gera? Si fa sempre attendere con il suo charme, con la sua eleganza. Gera, ma dove sei? L'aspettiamo, adesso è la gente importante. Si fa. Arriva lei, eccola che arriva, sempre più smagliante, sempre più bella, più affascinante, più sexy. Chi più ne ha, più ne metta. Andiamo, accomodiamoci da quelle parti. Sì, allora, questa tua iniziativa. Ci guardano pure i capelli da dietro, sì, una scevettinatura e favola. Veramente. Allora, questa tua idea di Piazza della Vergogna, allora parlaci un po' di questa piazza, diciamo, dunque, sex. Innanzitutto voglio ringraziare tutti i miei fans grossi che mi seguite. Lei me le sono tante, cara Giusy, per me, per te, per tutti quelli che ti amano. Allora, continuiamo con questo giro turistico, che per ora è a Palermo e forse poi sarà in tournée, parlando di questa bellissima piazza che è stata fondata nel 300, 400, 500, 550 avanti dopo Cristo, dal conte Vastasonaz, discendente del marchese di Villafranca, imparentati col principe di Belmonte, con il principe di Palagonia, con il principe di Granatello e infine con il principe di Paternò. Sto gran Vastasonaz, che fici? Prese un gruppo di giovani e le rinchiuse dentro una casa che prima si trovava a posto di questa fontana e le fece stare chiusi per 3 mesi a uso grande, casa del grande fratello. A quei tempi i giovani non è che erano così spregiudicati come quello di adesso, cara Giusy, per cui si affrontavano tutti a farsi vedere svestiti, addirittura manco in pigiama si facevano vedere. Poi si sa, la carne è carne, upisce pisci, i giustel e giustel. E come si suol dire, uiusce le duci e con nave cavuci. Questa è una battuta divertente. Allora, non appena i ragazzi cominciarono a sentire i primi impulsi sessuati e si spogliarono del tutto e si videro in tutte le loro sgommosità, picchiarono pacchioni, grasse, ci caddero, come si suol dire, tutte le palle a terra. Per cui, per ricordare questi giovani morti di vergogna, fu costruita questa fontana che li rappresenta in tutte le loro nudità e in tutta la loro vergogna. Quindi, come potete ben vedere, ci sono le piazze che si tengono, le folle signore che si ammucciano, masculi senza quelle cosine di là sotto, si sono vergognate. E in particolar modo io volevo ricordare la storia di una signora, c'è un cavallo con una signora, e questa signora era insoddisfatta dal marito, dagli amanti, e l'hanno affiancata ad un cavallo e morì di piacere. Questa è una cosa vera, vi potete documentare, perché Palermo è questa, è bella, è piacere, è divertimento. E come si suol dire, come disse Teresa, sì, è giunta l'ora che volge al desio. Oh, ciao Gera. Ciao amore, ci vediamo. Grazie, ciao, grazie, mi aspettano le mie bodyguard, arrivederci. Ciao Gera, sempre la ringraziamo. Che dirvi, vi diamo sempre appuntamento per il prossimo servizio, chissà cosa mai avrà preparato.